Stefania, mamma, mamma, Stefania. Eurovision, non solo musica. L'evento dello scorso maggio ha portato a Torino sì artisti da tutta Europa, ma anche una ricaduta economica di 22,8 milioni di euro, tra impatti diretti e non. Il dato arriva da un'indagine dell'Osservatorio Culturale del Piemonte per la Camera di Commercio di Torino. A questa cifra, i ricercatori aggiungono altri 66 milioni per la visibilità sui media. Eurovision infatti è comparso su oltre 9.000 articoli di giornale e sul web. Vengono considerati pubblicità con un rilievo economico. Il festival è costato 14 milioni e ha attirato oltre 128.000 spettatori, per lo più giovani e per il 19% provenienti dall'estero. 55.000 i turisti, il 52% a Torino per la prima volta, il 59% vorrebbe tornare in futuro. Ogni euro speso da chi è arrivato da fuori ha generato sul territorio 2,08 euro, circa il doppio. Le tre serate trasmesse in TV hanno coinvolto 161 milioni di persone in 34 paesi, arrivando al 56,7% di share per la finale. E domani il sindaco di Torino Stefano Lorusso consegnerà le chiavi simbolo dell'Eurovision alla prima cittadina di Liverpool, la città che ospiterà l'edizione 2024 al posto dell'Ucraina. Dopo questo viaggio, a Torino potrebbe arrivare una mostra che rende omaggio alla Beat Generation.